Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable e siamo giunti in presenza della spada di Yu. Finalmente possiamo estrarla, quindi ottenere un'altra delle armi leggendarie del gioco e quindi proseguire la nostra storia che non è ancora finita. Jack di Spade è morto, si pensava che con la morte di Jack di Spade si concludesse la nostra avventura, ma non è così. La nostra avventura non è ancora finita. Cominciamo da questo. Incrociamo le dita, vediamo di cosa è capace l'eroe. Wow, sei forte come un gigante. Aspetta che lo sappia il comandante. Abbiamo ottenuto l'arma leggendaria, spada di Yu. E come potete vedere l'abbiamo già equipaggiata. È una spada tra l'altro a una mano, quindi molto rapida per effettuare gli attacchi, a differenza della spada di Solus, che è comunque un'arma pesante, quindi un'arma a due mani, è molto più forte ma è più pesante. E qui abbiamo il precursore. Danni 198, quindi non è neanche tanto forte come ovviamente si può immaginare, e i miglioramenti che abbiamo su di essa sono il miglioramento affilatura e il miglioramento perforatore, quindi forte contro le parate, forte contro ovviamente quei nemici che magari coprono i loro danni, ma 198 danni non è neanche un granché. Certo, è comunque un'arma importante, è un'arma leggendaria, è l'arma che per l'appunto ha caratterizzato la storia del gigante Yu, ma c'è di meglio. Quindi teletrasportiamoci adesso subito alla Gilda degli Eroi, perché è arrivato il momento di equipaggiare la spada della santità di Avu. Quindi la spada probabilmente ha una mano più forte di tutto il gioco, che è esattamente la contrapposizione della spada degli Eoni. Quindi, come prima cosa, bisogna andare negli uffici di Dedalo. Una volta morto Dedalo, se non ricordo male, si riusciva a trovare un libro che per l'appunto aveva al suo interno tutte delle ricerche, tutte delle scritte che Dedalo stava appunto esaminando per trovare questa spada. Quindi ora non so se effettivamente era l'ufficio di Dedalo. La storia della Gilda, Jack di Spade, questi sono gli stessi libri che avevo praticamente. Io mi ricordo che era il libro di una spada, però non Jack di Spade, perché tu dovevi appunto avere questo libro e successivamente presenziare davanti la tomba vuota, fondamentalmente, se non ricordo male. Questa tomba è tesa di un eroe degno di unirsi alle leggende che riposano, signore. Qui esatto. Qui giace Oldr, ok, e questo era tutto appunto il destino delle... Non mi ricordo se c'era qualcosa che dovevo fare prima. Ogni volta per prendere sta spada c'è sempre qualcosa che dimentico, quindi probabilmente avrò dimenticato qualcosa, ma io ricordavo appunto di trovare dei libri qua. O forse... Ah no, aspetta, ma forse prima devo andare avanti un po' con la storia. Devo prendere prima il cuore di fuoco, se non sbaglio. Perché poi è il maestro della Gilda che addirittura mi dice di cercare negli archivi di Dedalo se lui effettivamente stesse ricercando qualcosa o meno, sapete? Quindi, aspetta, andiamo avanti un attimo con la storia. Andiamo a prendere il cuore di fuoco e vedere questa profezia, perché ovviamente dobbiamo un attimo progredire. Non vi preoccupate che le cose extra ve le farò vedere post, diciamo, quasi alla fine del gioco. Cosa ti interessa comprare? Quindi, andiamo alla porta. Tu possiedi la maschera di Jack di Spade. I profeti avevano previsto l'arrivo di un eroe leggendario. L'ascesa degli evocatori nelle distese settentrionali segna l'arrivo di una nuova minaccia per tutti gli esseri viventi. Abbiamo sempre temuto che questo presagio si avverasse. Il cuore di fuoco giace dietro la mia soglia.
Dovrei parlare con i profeti che lo tengono in custodia. Ora puoi entrare, ma attento al battito del cuore. Molti prima di te sono rimasti carbonizzati. E finalmente apriamo la porta del demone. Noi siamo i profeti del cuore di fuoco. Era tuo destino liberarci, eroe. La bestia si sta risvegliando nel freddo nord. Solo il possessore del cuore può fermarla. I suoi poteri magici ti guideranno attraverso il mare. Al termine del viaggio dovrai affrontare una presenza maligna che nemmeno la morte può sconfiggere. Maledizione! Digli di tirarci fuori di qui e alla svelta! Ma sì, ci stavo arrivando. Per ottenere il cuore di fuoco devi risolvere il mistero del giorno e della notte. E finalmente saremo liberi! Osserva il pannello di fronte a te. Ogni volta che trasformi tutte le lune in soli, uno di noi verrà liberato da questa prigione eterna. Ma se riempi il pannello con le lune, uno di noi morirà. Così il cuore di fuoco non sarà mai tuo. Cosa? Avevi detto che sarebbe riuscito a prenderlo anche se ci avesse uccisi tutti, non ricordi? Zitto, idiota! Senti, è molto semplice. Risolvi questo dannato enigma. Prendi il cuore, usciamo da questo buco e saremo tutti contenti, d'accordo? Esatto, perché questa alternativa? Perché ovviamente nel gioco tu puoi decidere di essere buono o cattivo, non devi necessariamente salvarli tutti. Se invece, ovviamente, come in questo caso, si intraprende una strada di santità o comunque una strada fondamentalmente rivolta all'essere un essere comunque buono, ovviamente non si uccideranno i profeti, ma c'è la possibilità di poterli uccidere. Per liberare i profeti devi trasformare i simboli della luna in simboli del sole camminandoci sopra. Trasformando tutti i pannelli in simboli della luna causerai invece la morte di un profeta, ma ciò non ti impedirà di risolvere l'enigma. Ogni battito del cuore di fuoco sprigiona una fiamma potentissima. Se non riesci a risolvere l'enigma prima dello scadere del tempo, di te non rimarrà che un mucchio di cenere. Quindi, hai cominciato col piede giusto. Ah, stai facendo la cosa giusta. Grazie, eroe. Usa il cuore di fuoco in modo saggio. E il primo è liberato. Oh, spero di essere liberato anch'io. Soli che diventano lune, non è il massimo, vero ragazzi? Lune che diventano soli, sì, così. La luce, la luce! Oh, cosa succede? La luce è così bella. Madre, sto arrivando! Secondo profeta, liberato. Eccellente! Ora pensa solo a liberarmi, così mi piaci, eroe. Continua così! Esatto, continua così, ci sei qua? Sì, finalmente libero! Voi invece dovrete ancora aspettare. Non sembrano tanti saggi, saggio questi saggi. Saggio e magnanimo, eroe. Ah, che nobile gesto! Ah, sei un vero gentiluomo. Finalmente potrò unirmi ai miei fratelli. Attimo, ora cerca di non mandare tutto all'aria. Esatto, simboli del sole. Continua così. Coraggio, non fermarti proprio adesso. Sei lento, lento. Datti una svegliata. Ehi, dopotutto non sei così male. Ti manderò una cartolina.
E qui abbiamo ottenuto il cuore che ci interessava, salvando anche tutti i profeti. Quindi la nostra santità cresce ancora di più. Cuore di fuoco. Hai il cuore di fuoco? Eccellente. Sapevo che ci saresti riuscito. Ti sarei fatto un mare di risate con quei profeti. Perché toccano sempre a te le cose più divertenti? Ho studiato a fondo gli evocatori e sto iniziando a pensare che sbarazzarsi della spada degli eoni non sia stata proprio una buona idea. Quelle creature sono malvagie, ma ormai non possiamo più tornare indietro. Forse ti sbagli. Si tratta solo di un'antica leggenda, ma da secoli si narra che nei pressi della Gilda sia nascosta un'arma potentissima, impregnata dell'essenza vitale di tutti gli eroi sepolti in quel luogo. Dedalo è stato l'unico a interessarsene veramente. Per lui quell'arma era diventata un'ossessione. Ora sappiamo perché, naturalmente. Potresti ispezionare i suoi alloggi per vedere se aveva scoperto qualcosa. Esatto, mi ricordavo questa cosa. Devi assolutamente posizionare il cuore di fuoco nel faro della costa di Hook. Grazie al suo potere potrai evocare una nave e raggiungere le distese settentrionali. Ti auguro nuovamente buona fortuna, eroe. Esatto, la spada che per l'appunto è la spada di Avo, quindi la spada che tecnicamente sostituisce la spada degli eoni come appunto, diciamo, non malvagità, ma come appunto santità. Quindi, sì, ho ricevuto una nuova missione. Non so se effettivamente adesso ci sono nuovamente delle side quest. Sì, ok, ci sono appunto delle side quest, ma queste poi le faremo. Anzi, le farò con calma, perché non ho bisogno di farle adesso. Andiamo agli uffici di Dedalo. Andiamo a scoprire, appunto, questa sua mania per questa spada, che sembrava essere una leggenda, ma che in realtà esiste davvero. Quindi, ora dovrebbe spuntare l'archivio. Ecco qua, prima annotazione. A quanto pare si sa pochissimo sulla leggendaria lacrima di Avo. Ma non mi darò per vinto, se solo potessi avere la sua profezia nelle mie mani, sarebbe tutto diverso. Sarei in grado di fermarlo io stesso, o perlomeno potrei affidarla a qualcuno che abbia il coraggio di affrontarlo. Eccola qua. Seconda annotazione. Oggi ho scoperto una descrizione della leggenda della lacrima di Avo, veramente eccezionale. Era all'interno dell'appendice di un'edizione rarissima della storia della Gilda. Si sofferma a lungo sull'origine della spada, ma purtroppo non c'è alcun riferimento al luogo in cui potrebbe nascondersi. Terza annotazione. Finalmente ho trovato una pergamena lacerata in cui viene indicato il nascondiglio della lacrima di Avo. Recuperarla sarà un gioco da ragazzi. Bisogna soltanto leggere l'iscrizione sulla tomba vuota nel cortile della Gilda e pensare alla spada per essere giudicati dagli eroi antichi. Spero solo che riusciranno a scorgere la mia vera volontà, ritenendomi degno di impugnarla. Quarta annotazione. Niente, non ha funzionato. Sarò per sempre nelle sue mani. Capita? Dedalo ha cercato appunto di impossessarsi della lacrima di Avo per combattere Jack, solo che gli altri eroi non lo hanno ritenuto degno proprio perché lui si era sottomesso a Jack e anche se il suo intento era quello di fermarlo, non poteva assolutamente essere degno di ottenere questa spada. Adesso bisogna andare, come detto poco fa, davanti alla tomba vuota e finalmente ottenere la lacrima di Avo. Questa è la tomba in attesa di un eroe degno di unirsi alle leggende che qui riposarono. Però il tuo cuore è puro e hai rinunciato al potere assoluto per il bene della nostra terra. Ti riteniamo degno, eroe. Che la lacrima di Avo possa ardere nelle tue mani e bruciare gli eserciti del male. Esatto. Lacrima di Avo. Questa è l'arma che, come potete vedere anche dall'estetica, è la contrapposizione alla spada degli eoni. Proprio perché chi sceglie il percorso malvagio ottiene come arma la spada degli eoni. Chi sceglie invece come percorso buono
Ovviamente non otterrebbe nulla, perché appunto distruggendo la spada non si otterrebbe nulla, al contrario. Invece il gioco ti premia in questo caso anche nella rimozione della spada degli eoni, dandoti la lacrima di Avo. Quindi adesso la lacrima di Avo, se noi andiamo a vedere come armi, anche questa è 230, così come la lama degli eoni, e possiede il miglioramento della salute, del mana e dell'esperienza. Quindi è una spada che praticamente è perfetta, è un'arma perfetta. E guardate anche quanto è lunga. È una spada a una mano, ma ha un range pazzesco. Ed è veramente, veramente forte. E noi anche per una questione di trama, per una questione di lore, ovviamente la utilizzeremo. Ok, una volta ottenuta la spada, in questo caso la lacrima di Avo, dobbiamo andare alla costa di Hook. Quindi, teletrasportiamoci. E andiamo a posizionare il cuore di fuoco sul faro, in modo tale da attirare la barca che ci condurrà in una zona totalmente nuova, ovvero le terre settentrionali, che sono un luogo che ancora non avevamo visto. Ah, eroe, ti stavo aspettando. Come vedi, la città è stata evacuata, tutto secondo gli ordini del maestro della Gilda. Deve essere qualcosa di grosso, eh? Beh, non è stato facile organizzare tutto in poco tempo, ma noi guardie sappiamo fare il nostro mestiere. Eh sì, potrei raccontartene parecchia di storie. Ma forse ti sto rubando troppo tempo. Lascia tutto nelle tue mani, signore. Buona giornata! Vedete, la città è stata completamente evacuata, quindi se avete degli affari in sospeso e se ovviamente dovete fare qualcosa all'interno della città, dovrete fare tutto prima di questa missione, ok? Questa è una cosa molto importante. Ma ovviamente se siete arrivati a questo punto del gioco non dovreste più avere bisogno di fare nulla alla costa di Hook. Tra l'altro non ricordo se le case resteranno aperte, ma qui c'è una chiave d'argento. Non ricordo se le case resteranno aperte, però se le case non dovessero restare aperte potete sfondare tranquillamente la porta e cercare praticamente tutto quello che volete dentro le varie case, perché tanto adesso non vi vedrà nessuno, non ci sarà nessuno, quindi potete fare praticamente quello che volete. Allora, saliamo sopra. Qui c'è un forziere con 15 chiavi d'argento che noi possiamo tranquillamente aprire, prendendo l'ascia grande di Murren. Questa è un'altra arma, tra virgolette, leggendaria, anche se ci sono delle armi più forti, ma se vi faccio vedere la descrizione, andiamo su armi. 270 come potenza. Ah no, questo è il martello di Murren. E invece dovrei... Ecco la grande ascia di Murren. Miglioramento di perforazione, 240 danni, però... anche questa arma pesante, quindi diciamo avere 10 in più di danni per un'arma pesante in confronto a un'arma leggera non è un granché. Allora hai posizionato il cuore di fuoco. Bene, ci vediamo giù. Rosa Spina, secondo che ci fornisce Vivi, supporto. La nave dovrebbe apparire quando l'energia del cuore è al massimo. Cosa diavolo? Un evocatore vuole distruggere il cuore. Dobbiamo proteggerlo a tutti i costi. Avanti, fermiamolo prima che distrugga il cuore di fuoco. E ora qui parte appunto la missione. Prendiamoli. Di... E se la prende con noi, il cuore sarà al sicuro. Ok. E l'evocatore è repato. Arrivano altri evocatori. Il cuore non si è ancora caricato. Sbrighiamoci. Esatto, questi sono dei nuovi tipi di nemici che non avevamo ancora visto in giro per il gioco, ma che adesso saranno molto frequenti, soprattutto nella zona settentrionale. Quindi ovviamente facciamo attenzione. Skippiamo ovviamente questi nemici
Ok. Questo è morto. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. Niente, quando attaccano, quando caricano purtroppo. Ok, ora li posso attaccare. Ok, eliminato. E mo andiamo di esperienza. Perfetto, salvato. Ecco la tua nave. Beh, sembra molto accogliente. Raggiunte le distese settentrionali, tuo sigillo della Gilda attiverà il teletrasporto e sarò in grado di raggiungerti. Falce lo avrebbe attivato molto tempo fa, se solo non avesse distrutto il suo sigillo prima di sbarcare. Non voleva che Dedalo lo rintracciasse. Buon viaggio, allora. Magari la prossima volta che ci vedremo faremo una battaglia a palle di neve. Certo, come no. La misteriosa imbarcazione salpò silenziosa nel placido mare. Giorno dopo giorno, lo scafo incise il suo solco tra le onde, fantasma dell'oceano verso un ignoto destino. Finalmente il momento giunse e le vette ghiacciate si profilarono oltre la nebbia all'orizzonte. La nave entrò nella baia dimenticata, oltre quelle coste si aprivano le distese settentrionali. Olè, missione completa. Quindi adesso abbiamo raggiunto finalmente la zona settentrionale della mappa, una zona che non avevamo ancora visto e che non potevamo raggiungere in altro modo, dove ci saranno anche tanti segreti. La mia barba è cresciuta nel frattempo, anche nel gioco. Benvenuto nelle distese settentrionali, eroe. Ormai temevo che ti fossi perduto. Io sono Falce. Alla Gilda il mio nome è stato dimenticato da molto tempo, e questo grazie a Dedalo. Perdonami se non posso incontrarti di persona. Devo restare al villaggio di Snowspire per difenderlo dagli evocatori. La loro presenza è solo un'avvisaglia di un potere ben più grande che si sta risvegliando in queste terre. Raggiungimi a Snowspire, nel profondo nord, e ti spiegherò ogni cosa. Qui dovremo consultare l'antico oracolo della città. Spero riusciremo a riattivarlo e che ci fornisca le risposte che cerchiamo. Esatto. Hai ricevuto una nuova missione. Quindi dobbiamo raggiungere Snowspire, una nuova città situata nel profondo nord. I teletrasporti sono attivi. Fantastico. Dopo aver parlato con Falce darò un'occhiata in giro. Ci vediamo. Qui intanto è possibile recuperare un'altra chiave d'argento. E qui abbiamo a disposizione un luogo di pesca e un forziere con ben 30 chiavi che noi abbiamo già. Il Vendicatore. Qui iniziamo adesso diamante, smeraldo, carbon fossile, rubino, zaffiro, ametista, eccetera, eccetera. Qui adesso iniziamo ad ottenere dei bei premi succulenti dai forzieri e soprattutto anche dalle zone in generale. Il Vendicatore, purtroppo, cioè anzi, per fortuna da un lato, è più debole rispetto alla Lacrima di Avo, però possiede miglioramento fulmine e miglioramento fiamma, quindi è un'arma elementale estremamente potente. 180 di danni, però peso leggero, quindi diciamo che in realtà non è così male. Per quanto riguarda la Lacrima di Avo, la cosa che ovviamente vi posso consigliare è che, dato diciamo il raggiungimento comunque della missione qua, non mi ricordo se si potevano sostituire i miglioramenti, forse dal fabbro o da qualche altra parte, non ricordo. Però se si poteva fare, vi consiglierei comunque di togliere il miglioramento dell'esperienza o del mana, in base alla vostra situazione, e di mettere il bonus affilatura. Il bonus affilatura vi farà guadagnare comunque 10 danni in più, che sembrano pochi, ma nelle combo sono anche abbastanza interessanti. Peschiamo.
e dopo esploriamo anche le case. E penso che per questa puntata possiamo anche fermarci qua, dato che nella prossima io mi vado a fare la side quest che mi hanno aggiunto praticamente. E poi nella prossima puntata invece faremo tutto il percorso necessario per raggiungere Snowspire, con relativa esplorazione, scrigni, nemici, eccetera eccetera. Elisir della vita, quindi ottima conquista anche questa. Andiamo a vedere un attimo queste case che ci sono qui, perché anche queste case contengono cose buone. Qui addirittura abbiamo un letto da poter utilizzare. Questo è comodo, soprattutto per la questione del cambio giorno-notte, quando non lo possiamo fare altrove. Forziere con una bella fiala di resurrezione. Ne ho tantissime fiale di resurrezione, anche perché credo di non essere mai morto, o forse sono morto una volta soltanto in tutto il gioco, credo. Non ci faccio neanche tanto caso. Qui c'è un altro forziere. Elmo del guerriero sacro. Guardate che figata. E questo è un elmo che tecnicamente potrebbe effettivamente abbinarsi con il nostro completo radioso. Infatti, se notate bene, è praticamente preciso. Perché questo? Perché in teoria l'armatura di piastre radiose non ha un vero e proprio elmo. Esiste l'elmo di piastre, però effettivamente non esistono, diciamo tra virgolette, non esistono gli elmi delle rispettive armature in piastra radiosa e in piastra oscura. Quindi questo è tecnicamente l'elmo che va benissimo in pandan con questa armatura. Così come esiste anche l'elmo oscuro, che dovrebbe trovarsi comunque sempre in queste distese, sempre in queste distese dovrebbe trovarsi anche l'elmo quello oscuro, la controparte oscura, che è praticamente l'elmo che serve appunto per il set di piastre oscure. Quindi potete utilizzarlo per quello. Allora, qui c'era un golem, esatto, che adesso ci dà una mano. Come potete notare, c'è una mano nel senso che adesso mi romperà le palle. Però, se avete notato, essendo queste comunque delle creature... Oddio. Essendo queste comunque delle creature di ghiaccio, se ovviamente utilizzate un equipaggiamento di fuoco, potreste effettivamente fare qualche danno in più. Io però, ovviamente, utilizzo le mie combo con... con gli attacchi ripetuti. E ci sbrighiamo prima. Ok, morto. Ora qua ovviamente scoppia. Esatto, ovviamente mi rompe le palle. Io ovviamente subisco praticamente zero di danno, perché proprio subisco zero. Sono un tank allucinante, con un'armatura allucinante, tutti i valori fisici al massimo, quindi siamo terribilmente forti. Detto questo, però, qui adesso ci ritroviamo nelle colline settentrionali, ma le colline settentrionali le esploreremo la prossima volta. Quindi, per il momento è tutto. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye!